Sì, sono molto contento che ho fatto il mio esordio in Serie A con una squadra come Inter, che è una squadra dei più forti d'Italia. Purtroppo il risultato non è andato tanto bene. Guarderemo la prossima partita, che è mercoledì. Ti aspettavi di giocare? Poi cosa ti aspetti da questa esperienza a Pescara? Sì, mi aspettavo di giocare perché sono venuto qua per essere a disposizione subito e il mister mi ha fatto giocare. Questa esperienza mi fa crescere sicuramente, perché giochiamo un bel calcio comunque, anche se la classifica dice l'altro, ma sicuramente fa un bel step alla mia carriera. Sì, certo, perché sappiamo tutti che la nostra squadra, quando giochi con le squadre come Inter, che hanno i giocatori forti e che sono campioni, devi anche fare la fase difensiva. Allora io provo partita dopo partita a migliorare anche questo. Un discreto Pescara nei primi 20 minuti del primo tempo e anche nella prima parte della ripresa, sei d'accordo? Secondo me abbiamo fatto una buona gara. Sì, dopo che abbiamo preso il primo gol, però le cose vanno un po' giù anche psicologicamente, ma il secondo tempo siamo rientrati molto bene. Se facevamo un gol con il Valerio Verre, che a linea ha toccato la palla, non so chi è, e poi angolo, apriva la partita e poi giocava a fare tutto per la vittoria o per il pareggio almeno. Noi come squadra abbiamo fatto una riunione, abbiamo lasciato stare la classifica e abbiamo detto che cercheremo di dare il massimo ogni domenica e ogni partita di fare meglio dell'altra. Allora la classifica ora lasciamo a parte, proviamo a fare la prima vittoria. Non guardate la classifica, però ora ci sono due gare casalinghe in 4 giorni, però molto difficili, con Fiorentina e Lazio. Sì, sono toste, gli avversari sono molto molto forti. E come ho detto prima, cercheremo di dare il massimo. Se la fortuna anche un po' con noi, non fa male. Purtroppo le cose non vanno bene, ma in questo punto deve avere anche, come ho detto prima, l'allenatore che si sta vicino, il presidente, tutta la società, ma a parte del calcio fanno un bel parte anche i tifosi. Se ti stanno vicino anche i tifosi, daranno una mano. Lo so che la situazione è molto molto difficile, ma noi proviamo a dare tutto.